Saluti a tutti. La Lucchesia è considerata una provincia opulenta, almeno nell'immaginario collettivo, vi sono molti soldi, vi sono molte proprietà immobiliari, molti soldi anche nascosti sotto il matone, come si dice: è comunque una, una provincia ricca, dove esiste storicamente una, che, ciò che gli anglosassoni chiamano un upper class che è un pochino la classe diciamo sul piano economico mh, molto forte ed è anche influente sui destini della città di Lucca, e, che è il capoluogo della provincia e della, più in generale della provincia stessa. Benvenuti fra di noi, benvenuta, benvenuta Livia. Grazie Sergio. Livia Bartoli è, fa un mestiere molto complicato, molto difficile, almeno per me. Fa la Consulente patrimoniale, quindi siamo proprio all'interno dell'atmosfera, dell insomma, del, del segno di Lucca. Consulente patrimoniale, o mi sembra anche consulente finanziario, ma c'è qualche differenza, Livia? Beh, la differenza, Sergio, è solo una, diciamo, definizione su un eh, diciamo è un upgrade del, del ruolo del consulente finanziario. Eh, per risponderti in maniera ottimale, eh, magari ne parliamo, ne parliamo dopo, eh, ma il consulente finanziario è una, um, un ruolo, un'iscrizione a un albo che si occupa proprio del, di... Matchare, di mettere insieme i risparmi delle persone con i relativi obiettivi. Quindi c'è proprio un albo professionale. Mi sembra che, mm -hmm. se non sbaglio, ma dimmi certo. te se mi sbaglio, che sia stato recentemente... È aperto anche a livello di Unione Europea un albo professionale per i consulenti patrimoniali? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Qual, era la qual è la differenza con patrimoniale? Perché dicevo upgrade, perché l'aggiunta eh, di patrimoniale eh, come, come diciamo, aggettivo è la, riguarda la capacità, Tramite, eh, tramite appunto master, eccetera, riguarda la capacità di poter avere le competenze per colloquiare anche con altre figure in particolar modo, come per esempio notai, commercialisti, quindi altre figure cioè, professionali. Cioè, tutti quelli che si occupano un po' di, di dove devono andare o come devono essere investiti i soldi. Esattamente. Per Ma senti un pochino, il problema ehm, eh, che mi si pone in questo momento, mm. probabilmente si pone anche a molta gente, quelli che possono investire ovviamente. Il, 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 investire in condizioni di sicurezza questo ovviamente è un problema storico no come sì. tu ben sai ma in questa particolare fase in cui c'è una pandemia che si dice che è finita ma poi può tornare in autunno eccetera c'è una tensione internazionale che sta come dire ridisegnando eh, rapporti geopolitici cioè tra grandi entità economiche e Politiche a livello continentale, ecco questa situazione molto, molto movimentata e con prospettive non ancora leggibili. Te, come consulente finanziaria, che devi dire a qualcuno i tuoi soldi mettili lì perché lì sono più sicuri. Eh, come ti senti in questa, in questa atmosfera di incertezza? Allora, eh, ottima domanda. Parto col dire che eh, non, no, no, non sono qui, non siamo qui per sostituirci alla marea di canali, di canali che danno notizie in tempo, eh, in tempo reale, quindi affronterò la, la, la situazione dal punto di vista finanziario. Dal punto di vista finanziario come è partito l'anno? L'anno è partito ovviamente con dei mercati, dei mercati a ribasso, dei mercati in discesa. Eh, pensavamo che fosse l'anno di ripresa. Dal Covid invece siamo ancora qui con le mascherine, non sappiamo eh, come se arriverà Covid-3 Omicron 3, se arriveremo al decimo vaccino. Insomma, non eh, siamo ancora in una, in una situazione di incertezza. Eh, mancano, solo, mancano solo i marziani. E eh, in, questa, in questa situazione si è aggiunta purtroppo anche il, il fantasma di, di una guerra. Dal punto di vista finanziario, che cosa ha portato? Ha portato ehm, grande mh, confusione. Quando sentiamo i mass media parlare di, di crisi, che cosa vuol dire? Eh, vogliono dire mercato, mh, vogl vuole dire un, una marea di cose, provo a eviscerarle, a eviscerarle oggi in poche parole, anche se non è facile. Eh, Crisi vuol dire inflazione, vuol dire eh, minimi eh, diciamo resistenze, si chiamano dal punto di vista finanziario, quindi minimi dei mercati, eh, il Nasdaq, quindi indici di borsa eh, a ribasso. Abbiamo toccato con mano che cosa vuol dire il fatto di eh, aumento di costo del, del petrolio quando andiamo, siamo andati tutti a fare, eh, a fare benzina o diesel in questo periodo Periodo e ci siamo accorti che il diesel costava di più della benzina forse per la prima volta in, in tanti anni. Abbiamo, parlato, abbiamo sentito parlare di stagflazione, abbiamo sentito parlare di inflazione appunto più recessione. Eh, abbiamo sentito parlare di, di eh beh, ecco, tantissime… In, in questo quadro che non, direi che non è divertente. No. Eh, però ecco eh, c'è una tentazione parlare proprio di inflazione un poco fa uh -huh. eh, la tentazione di un eh, diciamo di un piccolo medio imprenditore eh, scusami, investitore, il quale farà dei conti e potrà anche dire: eh, Beh, insomma, io eh, prima di rischiare un investimento su dei titoli che eh, sono Tarabaralla, comunque non mi danno certezza, il mio consulente non mi dà la certezza eh, del, dell'investimento, non, non la investo, perdo un po' di valore nell'inflazione di cui tu parli, però almeno tengo a sicuro il mio piccolo grande patrimonio, il mio capitale. Che dici? Beh, allora Sergio, che dire? Ehm, ci sono miliardi di soldi sui, sui conti correnti e stanno aumentando, sono aumentati negli ultimi anni, soprattutto anche adesso con eh, il problema della guerra. Ehm, perché si va sui conti correnti? Di questo ne parliamo in maniera più approfondita dopo. Si va sui conti correnti perché fondamentalmente abbiamo paura, senza renderci conto di quali sono i veri rischi, uno l'hai appena, appena citato. È l'inflazione adesso, a causa della guerra, sta toccando dei, dei massimi storici, è al 6,7. Questo vuol dire che ogni anno perdiamo il potere eh, di acquisto del 6,7. Faccio un passo indietro per spiegare meglio questa cosa. Nel 1992 c'eri, io ancora no, ma un signore il 15 luglio, un venerdì 15 luglio, il signore Giuliano Amato ha immesso sui nostri conto, conti correnti una patrimoniale allo 0,6. Cosa voleva dire che il venerdì noi abbiamo pagato sul nostro saldo dei conti sul vostro saldo dei conti correnti lo 0,6 detratto, così. Adesso, a distanza di anni, ci ricordiamo ancora lo 0,6 del signor Amato del 92 e non, ci, e non ci rendiamo conto di quanto invece sia importante e quanto eh, ci tolga potere l'inflazione. C'è un bellissimo schema eh, proprio sull'inflazione che riguarda eh, un, uno schema temporale. Ma ti interrompo sì? perché eh, tu mi dici Amato che introduce questa tassa, diciamo così lo sì? 0,6. Che poi vuol dire è un non nulla rispetto poi a quello che praticamente è la tassa reale che deriva dall'inflazione. Cosa esatto. mi dici? Ma secondo te e come mai c'è una forte resistenza in Italia da parte di molti partiti eh, di introdurre un, un, una tassa che ponga un po' in equilibrio eh, il, il capitale, nel senso che... Eh, di, come dire, se c'è uno 0,6, 20, 30, 40 anni fa, possiamo anche metterci qualcosa ancora adesso per mettere in equilibrio la situazione economica del paese o per essere più equi sul piano sociale? Beh, l'inflazione è, è una tassa, è una tassa invisibile. L'inflazione è un po' come il diabete in medicina quale Nel momento, eh, al momento non dà eh, sintomatologie gravi lo inizia a dare, il diabete come tutti sappiamo eh, lo inizia a dare nei tempi, nei tempi lunghi e nei tempi più lunghi ormai quando ci rendiamo conto eh, che la malattia ha fatto, sta facendo il suo corso non abbiamo più possibilità di rimediare ecco l'inflazione è esattamente la stessa Bene, cosa allora noi, io ti interrompo perché siamo arrivati alla fine del nostro primo tempo della conversazione parlando di, una, di, un, di un processo che ci sta coinvolgendo un po' tutti, sia chi ha i soldi e sia chi non le ha, anzi probabilmente chi non le ha è più colpito di quelli di chi ha. Credo, almeno questa è la narrazione corrente che si fa di questo fenomeno. E Per adesso noi ci risentiamo soprattutto dopo la pubblicità. Siamo di nuovo in studio con Livia Bartoli, consulente finanziario. E si sta parlando del modo migliore in cui uno può investire i suoi soldi, sempre che ce ne abbia. Bene, eh, io vorrei un pochino an andare oltre il, il, il problema di come investire i soldi, ma porti una domanda che è abbastanza, come dire, attuale. Dove investire i soldi? Eh, le condizioni attuali del, 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 di un armamento che sta crescendo a livello globale in tutto il mondo, cioè non c'è niente da, di segreto, tutti i paesi stanno riarmando e questo è un, un indice che dà un indice di rischio molto significativo. Beh, eh, tu che sei una consulente finanziaria? Ris, rispetto a dove mettere i soldi? Che cosa diresti a qualcuno? Metti i soldi su quel tipo di industria, su quel gruppo di industria perché è, è più sicura ed è più sicura perché è un'industria militare, quindi un'industria in attivo, ti poni in altre parole problemi etici per quanto riguarda la tipologia di investimento. Beh, assolutamente sì. Allora, in, partirei introducendo un, un concetto che è opportuno, è opportuno toccare. Um, nel nostro lavoro, uh, il nostro lavoro si distingue, uh, da, um, si distingue per esempio da, 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 quello, um, da quello che negli anni... 80, eccetera, era, era fatto dalla banca, eh, che rappresentava la banca tradizionale, eh, perché è stato inserito un, um, uno schema che si chiama orizzonte-asse temporale, cioè come incassettare in base ai nostri obiettivi, in base al tempo, alla lunghezza, all'orizzonte appunto temporale, come incassettare obiettivi, incasellare obiettivi, investimenti. Quindi, non è pensabile, giusto per, per spiegarmi e per farti un esempio, non è pensabile investire soldi per la mia pensione allo stesso modo che la mia pensione, come ben eh, sappiamo tutti, sarà tra minimo eh, 40 anni. Non è possibile investirli allo stesso modo in cui io investo i miei soldi magari per comprarmi casa l'anno prossimo. Sono due cassetti e due tematiche diverse. E l'industria militare? Allora, non parlerei, di industria, non parlerei di industria militare perché parlerei di altri esempi ancora, ancora più banali. Eh, sarà pensabile che di qui a dieci anni torneremo a scrivere con la olivetti oppure sarà pensabile che di qui a, a dieci anni le macchine andranno a petrolio o sarà pensabile che non ci sarà un'ulteriore eh, un evoluzione sulle biotecnologie? Ovviamente non, no, non, mi sento, non mi sento che la direzione che il mondo sta prendendo sia quella di una, eh, di una recessione in questo senso. Si sta iniziando a sentir parlare, forse l'ho iniziato a sentire anche in, in televisione, il telegiornale di ESG di environmental, cioè di green, di infrastrutture sostenibili, eh, si sta parlando di biotecnologie, stiamo parlando di ehm, energie appunto, alternative che magari sono l'elettricità o l'idrogeno, su questi io sento queste tematiche eh, legate alla... Tu pensi sostenibilità? che siano investimenti sul futuro praticamente, Sì, ho capito bene, ma, ma fammi capire una cosa, c'è cioè, un altro elemento che... È abbastanza turbativo per quanto riguarda la decisione di investire lì o là. Ed è, quello, è il concetto stesso, come dire, di, di, di fiducia che ha a che fare con il comportamento umano. Il comportamento umano è un comportamento: uh, come dire, è un po' volatile. Ospite di questo studio spesso ci accompagna il professor Pietrini che è è stato direttore della, della IMT Scuola di Alti Studi di Lucca ed è un esperto psichiatrico neuroscienziato, il quale ha sempre sostenuto anche recentemente che c'è una parte eh, di ragionamento, di razionalità che sfugge cioè, al concetto raz razionale stesso e quindi è volatile. Ecco, tu hai a che fare anche con il comportamento. Mi sembra anche addirittura che ci sia una branca nuova dell'economia che si chiama, dimmi se mi sbaglio, Psicoeconomia, qualcosa del genere. Sì, finanza comportamentale, esattamente. Ecco, raccontaci un po'. Allora, finanza comportamentale è, beh, è il motivo principale per cui io faccio, fa, mi sono innamorata di questo, di questo lavoro. Um, per spiegarla meglio, uh, faccio un passo indietro a chi l'ha inventata. Eh, l'ha inventata, pensate voi, uno psicologo che si chiama Daniel Kahneman, psicologo che nel 2001 ha vinto il premio Nobel in economia, per la prima volta uno psicologo vince il premio Nobel in economia, come mai? Perché ha studiato quelli che sono e ne ehm, ha fatto appunto una, eh, una legge ripetuta, <coughs> Ha studiato tutti quelli che sono i comportamenti umani che si presentano nei momenti di crisi e quindi ciò che l'essere umano fa nel momento di crisi anche a livello economico-finanziario, quindi sui propri, sui propri risparmi. E c'è un bellissimo libro di, di Kahneman. Ehm... E che cosa ha visto <coughs> questo? Premio Nobel da questo punto di vista. Ha visto che eh, nell'appunto suo libro Sistemi eh, lent Pensieri Lenti e, e Pensieri Veloci ha suddiviso il nostro cervello e il nostro comportamento in Sistema 1 e Sistema 2. Il Sistema 1 è un po' quello che diceva anche il professor Pietrini, quel, quindi quello emotivo, rapido, che ci serve quotidianamente nelle abitudini. Il Sistema 2 invece è quello più razionale, che ci fa analizzare le informazioni che abbiamo in maniera, più, eh, in maniera più profonda, e in maniera più approfondita e attenta. Che cosa dice Kahneman? Dice che nei momenti di crisi, cioè quando abbiamo paura, noi utilizziamo il sistema 1, quando invece dovremmo utilizzare il sistema 2. Quindi, queste... Quindi essere meno emotivi, più razionali, vuoi dire? No, meno razionali. Il sistema 1 è, è quello è totalmente, ecco, totalmente esatto, emotivo. Per quello che mi... Quindi praticamente è un Rivalutazione del, dell'istinto in qualche modo, dell'emozione delle, 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 dell istintuale, chiamiamolo come ti pare. Eh, ti faccio una domanda subito, ma in tutto questo cosa c'entra l'algoritmo, l'intelligenza artificiale? Perché so che voi, non so te personalmente, ma chi sta a studiare in, in termini di macroeconomia questi fenomeni di investimento, si affida spesso agli algoritmi, all'intelligenza artificiale che molto molto velocemente mettendo dentro tutte le informazioni ti dà una risposta ovviamente razionale, intelligente. Certo. E... Sì, eh, rappresenta, rappresenta ancora un mondo un mondo distaccato, distaccato da noi. Um, il nostro lavoro si basa totalmente su quella che è la fiducia e l'interpretazione umana, um, l'interpretazione umana che si occupa di affiancare eh, la persona, affiancare il cliente in tutte quelle che sono le sfaccettature umane eh, questo... e guidarlo, guidarlo nella sua emotività. Quindi un tuo cliente deve avere fiducia in te. Totalmente. Ecco, certo, quindi c'è un rapporto certo. reciproco di fiducia. Assolutamente sì. Ecco, quindi la fiducia è un elemento ancora basico per quanto riguarda l'investimento e l'economia. Certo. Eh, però, eh, purtroppo siamo quasi vicini alla fine della nostra conversazione, però questo mi fa venire in mente una domanda, ma chi investe non è anche un giocatore d'azzardo, tra virgolette, cioè uno che in qualche modo tenta il colpo? Cioè eh, ti capitano queste figure, almeno di cui ogni tanto si, si sente. Ma, anche in giochi di borsa, grandi investimenti o anche piccoli investimenti. Ma allora eh, io, credo che, ehm, io credo che ce ne siano veramente tante di, di persone che diciamo, alludono appunto, a, come dicevi te, al colpo, al, al trading, al eh, scommetto in questa cosa. Ehm, credo che. Se ci fosse qualcuno che lo sapesse fare davvero bene non starebbe qui a, eh, tra, tra di noi, ma sarebbe alle Maldive a godersi, a godersi il sole e, e la spiaggia. E, quindi to, su questo concetto, Sergio, torno a quello che dicevo prima, cioè consulente affidabile e or, asse orizzonte temporale che sia adeguato al nostro, al no, ai nostri obiettivi e al nostro rischio, perché qui bisogna tornare a... Per cosa risparmiamo? Bene, per cosa risparmiamo è una domanda personale ed è una domanda anche interessante. Livia Bartoli ci può dare un aiuto in questo senso, è il suo lavoro, io ti ringrazio per essere stata con noi a spiegarci un pochino Grazie. cose piuttosto un po' misteriose dal punto di vista della, della, della nostra conoscenza di questi processi. Ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri. Peraltro, tu sei un'imprenditrice tu stessa di un famoso vivaio eh, in provincia di Lucca, quindi avrai sicuramente anche tu. Anzi, a proposito, il tempo è veloce: suggeriresti a qualcuno, lascia stare che tu sei la padrona, eh, di investire sul tuo vivaio? <ride> diciamo non siamo ovviamente quotati in borsa ma sì, sicuramente ci sono delle, delle eh, un ambiente bellissimo quindi auguro a tutti di circondarsi di piante dal mio vivaio o, o no ma auguro a tutti di circondarsi di verde ecco perché bene grazie di nuovo Livia e viva il verde noi ringraziamo Olivia Barto per essere stata con noi in questa nostra conversazione e ci rivediamo la prossima domenica alla stessa ora. Arrivederci a tutti.